Ed eccoci di nuovo insieme. Abbiamo parlato nella prima parte della nostra puntata di come questa emergenza ha cambiato il nostro modo anche di fare impresa e ora ci ha raggiunto in collegamento Daniele Ferrari, responsabile marketing di OMG Industry. Benvenuto. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Allora, quanto e in che modo è cambiato e quanto ha inciso questa emergenza appunto sul modo di fare marketing nelle aziende? Allora, ovviamente ha inciso tantissimo. L'emergenza Covid di fatto ha cambiato radicalmente il modo in cui le aziende si interfacciano con i propri interlocutori. Essi siano clienti, potenziali clienti o più in generale i propri stakeholders. Di fatto, con i funzionari commerciali bloccati a casa, con le fiere di settore che sono state annullate e quindi l'impossibilità da parte delle imprese di fare i soliti meeting, diciamo in modo tradizionale, le aziende si sono state in qualche modo obbligate, anche quelle un po' più restie, ad approcciare differenti soluzioni rispetto a quelle tradizionali, tra le quali quelle di marketing digitale, delle soluzioni appunto per comunicare con i propri interlocutori. Diciamo che se per il mercato B2C, quello diretto al consumatore finale, questo passaggio è stato più naturale, in quanto per molte realtà operare online era già consuetudine attraverso l'e-commerce. Per il mercato B2B, soprattutto quello delle piccole e medie imprese, questo passaggio è risultato più difficile, diciamo meno naturale. Anzi, erroneamente, molte di queste realtà considerano il marketing digitale come una spesa superflua, uno di quegli investimenti che in periodi di crisi decidono di tagliare. È una visione ovviamente sbagliatissima perché il marketing digitale proprio in questo periodo rappresenta non solo uno dei pochi modi per arrivare al proprio target, ma anche il più efficace, uno dei più economici, diciamo, e soprattutto anche il più misurabile. A supporto di questa tesi, di quanto sia importante il marketing digitale, quindi il marketing online in questo periodo, è sicuramente questo dato. Durante la quarantena, il traffico online ha avuto un picco di circa il 30% in più rispetto ai livelli regolari. Un dato che si è mantenuto, diciamo, anche costante successivamente al lockdown. Questo ovviamente perché la gente era più a casa, prima per una scelta ovviamente obbligata dello Stato, poi per scelte aziendali, vedi lo smart working per esempio. Stando più a casa, più tempo davanti quindi ai PC, più tempo davanti agli smartphone, e questo cosa significa? Che il pubblico delle aziende passa da uno spazio fisico a uno spazio sempre più virtuale. Quindi a conclusione di questa domanda cosa possiamo dire? Che forse anche per i ritardatari questo è il momento per pensare seriamente a una trasformazione digitale, una trasformazione digitale che non deve essere solamente relativa all'operatività delle risorse umane, vedi appunto lo smart working, ma anche per tutte le altre attività delle aziende, come il marketing e la parte commerciale. Daniele, quindi il marketing incide davvero, il marketing digitale in questo caso incide davvero molto, in un'azienda. Può Sì, fare la assolutamente, differenza. rappresenta assolutamente la differenza. Sicuramente è uno strumento che non è più un superfluo per l'azienda, è uno strumento che deve essere assolutamente implementato. Parlo e mi riferisco soprattutto, come detto precedentemente, alle piccole e medie imprese che magari sono più restie ad applicarlo. Il marketing digitale, ovviamente, non lo dico io, non è il futuro, non è è il presente. E deve essere implementato in maniera molto forte nelle strategie dell'azienda. Ecco, in quale modo ha saputo reagire all'emergenza, insomma, e quindi a Covid, OMG, sempre ovviamente a livello di marketing? Allora, come molte aziende, l'attività marketing OMG durante il lockdown è stata completamente ripensata, mettendo al centro di tutto quella che è l'attività appunto digitale. Come abbiamo detto poc'anzi, quindi è facile immaginare come tutta l'attività offline sia stata completamente sospesa. Vi faccio un esempio: a marzo OMG avrebbe dovuto partecipare ad un'importante fiera sul settore logistico in Germania, che è stata annullata a pochi giorni dall'inizio, causa appunto emergenza Covid, il che ha provocato un importante danno non solamente economico per l'azienda, ma anche strategico, noi come gli altri partecipanti. Ciononostante OMG ha voluto reagire.
ha passato buona parte del budget dedicato all'attività offline, alle attività online, attraverso delle azioni completamente mirate. Allora, innanzitutto abbiamo intensificato il nostro piano editoriale, aumentando quello che sono il numero dei contenuti rivolti ai nostri interlocutori. I contenuti sono stati creati non solo di fatto per vendere il prodotto, ma soprattutto per informare e creare valore per il nostro interlocutore, in modo tale che lo stesso interlocutore ci identifichi come un opinion leader del settore, come un esperto del settore. Inoltre, un'altra delle prerogative di fondo di questa nostra attività è stata quella di dare continuità al messaggio. OMG come azienda crede in azioni che si ripetono nel tempo con continuità e non ad azioni, diciamo, estemporanee e una tantum, anche se di grande impatto. Quindi piuttosto piccole azioni, ma continue nel tempo. Come abbiamo dato questa continuità durante questo periodo, ma in realtà fa parte della nostra strategia? Attraverso l'utilizzo di diversi strumenti in sinergia tra loro. In primis il sito internet che è stato rifatto ed è stato inaugurato all'inizio di marzo, che fa un po' da catalizzatore hub di contenuti. Abbiamo inaugurato un magazine mensile che viene distribuito elettronicamente a tutto il nostro database. Abbiamo intensificato quelle che sono le newsletter sia settimanali, sia commerciali, sia informative. Abbiamo stretto collaborazioni con testate di settori online. Abbiamo intensificato l'attività social, soprattutto su LinkedIn, che è il social B2B per eccellenza. Intensificare l'attività social non significa aumentare solamente il numero di post, ma sfruttare altri strumenti che LinkedIn ci dà a disposizione, come per esempio la sua piattaforma DV, che ci permette di segmentare in maniera molto forte, secondo dei criteri prestabiliti, quello che è il nostro potenziale cliente, oppure Sales Navigator, che permette un contatto one-to-one, per la forza commerciale, sempre con i potenziali clienti. Infine, un'altra attività importante che abbiamo realizzato è stata quella di appunto realizzare dei video che non hanno avuto solo lo scopo promozionale, quindi sempre di promuovere il nostro prodotto, ma dei video che hanno creato una sorta di dialogo con la nostra clientela, per esempio video relativi all'assistenza clienti, video appunto di customer care. Ebbene, quindi c'è tanta carne al fuoco. Abbiamo parlato più di una volta anche con Giacomo Cecchin di API Industria, di quanto è importante comunicare in modo corretto, soprattutto nell'ambito digitale, quello che è il core business, la filosofia dell'azienda. E direi che ci state lavorando alla grande su questo. Sì, assolutamente, stiamo cercando di, come detto, di dare continuità, sappiamo che comunque siamo una realtà media dell'industria italiana, ma ciononostante, grazie anche all'online, riusciamo ad essere competitivi. Un'altra prerogativa delle strategie online è quella di essere più democratica rispetto ad altre. Con l'online anche, diciamo, le piccole e medie imprese riescono a competere con colossi molto più grandi. Andrea, siamo quasi in chiusura della nostra puntata. Progetti per il futuro? Per i prossimi mesi, anche se abbiamo capito, insomma, che è davvero difficile pianificare. Non è vero, è difficile pianificare, nel senso che è difficile, come dicevo, prevedere le condizioni del mercato. Noi, indipendentemente da questo, stiamo facendo alcuni programmi per affrontare la situazione. Quindi, oltre, come ha ben spiegato Daniele, nuove modalità di comunicazione che siamo sicuri ci daranno grandi risultati, già ce ne stanno dando perché molti nuovi ordini che riceviamo tramite questi nuovi canali, ma soprattutto stiamo implementando nuovi prodotti che poi andremo a diffondere sempre con questa comunicazione online e comunicheremo al mercato appena dentro alle ferie. Facciamo qualche esempio, ora va di moda per ovvia ragione il tema dell'isolamento degli ambienti, abbiamo con la nostra visione di porta chiusura industriale riacquisito un marchio top di gamma che negli ambienti farmaceutici e alimentari, quindi anche nei settori che hanno meno risentito dalla crisi, ci darà grande soddisfazione. Ma più di ogni altra cosa, nel nostro core business, che è quello dei carrelli, andremo decisamente sul mondo dell'automazione. Quindi con un nostro partner abbiamo sviluppato un prodotto di carrello a guida autonoma, quindi senza operatore, che è il business del futuro in alcuni settori. Già lo era prima,
E ora in questo caso l'emergenza sanitaria ha accentuato questa cosa, perché ovviamente dove l'uomo per un problema virologico può fermarsi, la macchina non lo fa. Quindi questo è un mercato che sarà molto importante. È il futuro. Non nei prossimi anni, proprio nei prossimi mesi noi centreremo a gamba tesa. Se ho ancora un minuto, mi consentimi di dire che questa nuova evoluzione del mercato, l'intelligenza artificiale, è una cosa che spaventa e non siamo pronti ad affrontarla oggi, anche qui è una questione di mentalità. Però queste macchine non sono ad oggi concorrenze ai nostri operai, sono quelle cose che potrebbero farci tornare competitivi come paese nei confronti dei paesi che hanno manodopera a basso costo. Quindi dobbiamo trasformarle in opportunità e non in minacce. Ricordiamoci che 100 anni fa la gente lavorava 16 ore al giorno in ambienti malsani, oggi abbiamo comunque un miglior tenore di vita grazie alla tecnologia. Quindi non possiamo tornare a essere moderni e luddisti e avere paura dell'innovazione tecnologica. Bene, grazie davvero ad Andrea Caloni e a Daniele Ferrari di OMG Industry per essere stati qui con me oggi e averci portato la vostra importante testimonianza. Buone vacanze se non ci siete già andati e se no buon lavoro. Grazie davvero. Grazie a voi. Ci andiamo e ne abbiamo bisogno perché è stato un anno impegnativo. Bene, grazie. Allora buone ferie e ci rivediamo in autunno. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, amici di Sei a Casa, per oggi è tutto, vi do appuntamento con una nuova puntata domani, sempre alle 18:50.